vantaggio degli ospiti al 22esimo minuto. Questi sono i giovanissimi, un Piemonte che ha dimostrato grande solidità e che ieri a Châtillon è riuscito ad avere la meglio sull'Abruzzo, un Abruzzo che ha creato tante occasioni, ma il Piemonte è riuscito ad andare avanti. Mentre c'è un destro da fuori, anzi un sinistro da fuori con il pallone toccato che termina sul... Prova ad andare via Derme, cerca di passare, viene chiuso da Pettinari che gli sbarra la strada. Uno contro uno di Pettinari, costo costo, bellissimo Pettinari! Ha trovato un grande angolo dopo una super discesa! Pettinari porta in vantaggio il Piemonte Valle d'Aosta dopo 6 minuti e 4 secondi di gioco, è 1-0. C'è solo un capitano, il grido qui a Monfleury per fuori con il passare dei minuti, è trascinato da un grande Pettinari, è passato in vantaggio, mentre qui c'è una puntata di Macri che va vicinissimo con la gestione del pallone da parte di Picone che si è avventato sulla sfera calciata prima da Gang. Il pallone viene chiuso da Picone, straripante Picone, va via col sinistro, la palla termina sul fondo, trasto che favorisce ancora Picone, poi l'1-2 con il destro, buona azione del Veneto che si ritorna a farsi vedere con buona pericolosità stavolta. Arrivarci in questa circostanza, grande lancio lungo qui con il break e il tentativo con il sinistro ribattuto sul fondo di Zanetti, grande break di Zanetti, mentre c'è il primo giallo della partita e arriva per Masiero, onda cercata da Arlian, qui non trovato, destro da fuori di Cesari che gran botta, due occasioni che prova ad attaccare, il sinistro di Derme che trova un angolo impossibile, un gol d'antologia di Derme che fa 1-1 beccando l'incrocio dei pali, mamma mia, 1-1, che grandissimo gol veramente di Derme, un capolavoro di balistica, mentre siamo già dall'altra parte con il pallone spazzato via sulla linea. Ha capito tutto Cesari, riparte l'altro numero 5, gran palla, Masiero in aria, Masiero, l'uscita di Danna, ma adesso diventano tantissimi. Pettinari in profondità, Garlisi, gran movimento, Garlisi, uscita del portiere, alimenta l'azione. Alle 14:45 giocheranno Naimaviglio contro il Lazio, ma finisce qui il match 1-1 meritatissimo e diverse circostanze, parte Cesari e colpisce il palo, subito errori in aria, si è messo spiazzato estremo difensore del Veneto, parte Pettinari, la porta di Savegnago, e adesso è il turno di Azzalin che pareggia i conti, un tiro in più però per... Parte Picone, spacca la porta. La mamma di Denis Danna in porta, calcio a Derme e trova l'angolo lontano. Nuovamente Garlisi, sempre spiazzato Savegnano, Garlisi, mi butta le mani, è il Piemonte, è in finale, si coglie la maglia Garlisi, impazzisce il Piemonte, acciuffa la finale e domani a Courmayeur alle ore